Volete crediti per snaipirare, eh? Allora passate da fifacoin.com e applicate lo sconto il cine minuscolo per avere il 5% di sconto, link in descrizione. Bene ragazzi, oggi siamo qui con un super video perché vi voglio far vedere l'upgrade che ho fatto alla mia squadra precedente. Ovviamente più che upgrade si tratta di un rivisitamento della squadra, soprattutto perché in questi mesi ragazzi ho avuto modo di provare veramente tantissimi giocatori, tante icon e vedere un po' anche come funziona la storia del bug, perché sapete ormai tutti che chi ha una squadra di full icon o è un pro player o, se non lo è, come me ad esempio, cosa succede? Che scripta in una maniera assurda appena si trovano giocatori, una squadra oro, BPL soprattutto, quelle con Hazard, Salah e Aubameyang, Lucas Potm, tutte quelle squadrette lì che però, dato che appunto si hanno 3-4 icon, purtroppo succede che le cose vanno male e rip tutto, si spacca il joystick, la console si butta fuori dalla finestra e si scarta tutta la squadra. Comunque l'evoluzione di questa squadra, vi spiego un po' la storia, è stata appunto nell'avere 3 icon inizialmente, ovvero Crespo, Ballack e Ferdinand, di cui però ne ho tenuta solo una perché era ingiocabile, ingestibile. Mentre invece alcuni giocatori li ho ripresi e alcuni li ho comprati, e devo dire che è veramente tantissima roba. Prima di cominciare però ragazzi, sotto in descrizione social10shop.com, dove potete acquistare le vostre magliette a prezzo bassissimo. Mi sono arrivate le nuove magliette stagione 2019 finalmente, come quella del Milan nuova, oppure sempre quella del Milan terza maglia, bellissima anche questa qua, con scritto Higuain. Poi questa l'avete già vista, quella del Real Madrid nuova con le strisce nere con dietro Bale. E infine ragazzi, la maglietta tanto ambita della Juventus, anche se non sono juventino, è comunque bellissima, con dietro Ronaldo CR7, stupenda anche questa con i vari badge Serie A. Quindi se volete acquistare le magliette, sotto in descrizione social10shop.com. Poi ho attivato anche gli abbonamenti ragazzi, qui ci sono i vantaggi, non mi dilungherò troppo. Se volete abbonarvi, sotto c'è il tastino, oppure in descrizione appunto il link per l'abbonamento. Ma incominciamo subito. Allora, come portiere ragazzi, vabbè qui ho un sacco di giocatori, ma andiamo sul mio portiere che ho scelto, perché dopo l'aggiornamento comunque vedo che non è più così schifoso come lo era prima. Penso che adesso sia molto molto migliorato, anche e soprattutto rispetto a Courtois che io avevo, ed è De Gea. Ovviamente io ho la versione Champions League semplicemente per il fatto che sono primo proprietario, l'ho trovato, la nonna l'ha trovato, ma comunque avrei comprato quello oro se non avessi avuto questo, ma perché non usarlo? Quindi De Gea Champions League 92. In difesa ragazzi abbiamo il nostro Bailey If, che anche questo è premio, gli ho voluto dare un'opportunità e non mi ha deluso per niente, anzi ragazzi veramente fortissimo, cioè ha un fisico, ha comunque, è veloce, cioè anche se ha 76 di velocità in game risulta agile, non so come spiegarvelo, ma sposta tutti, recupera ogni pallone, è proprio impostato come giocatore. In terzino destro, come tutti sapete, abbiamo il nostro Lala. Ovviamente sarei intenzionato, perché poi sapete tutti che sto facendo il trasloco, non sto molto più giocando, questo fu Champions io l'ho saltato, ma al posto di Lala per il prossimo, o quando riuscirò a rifare un Foot Champions, speriamo tra una settimana neanche, come vedete sono nella mia postazione in cameretta, quella mia vecchia, la prima postazione di YouTube. Comunque al posto di Lala Walker, perché comunque fa anche intesa con Bailey, ci sono tanti pro. Come altro difensore ragazzi arriviamo alla prima icona, ed è l'unica che ho tenuto ragazzi, perché secondo me la difesa è più fondamentale dell'attacco, perché comunque alla fine in attacco 1-2 passaggi veloci, tiri a giro abbaggati anche. In TS ragazzi abbiamo il nostro Alexandro, ma sono veramente curioso di provare Telles UCL Live, perché Telles io l'ho provato normale, non ho provato il Champions League, quindi ho provato solo quello normale, e devo dirvi che comunque dava del filo da torcere ad Alexandro, che è forse il terzino più forte del Foot Champions. Quest'anno Telles è da prendere in considerazione.
Poi passiamo al centrocampo. Questo modulo, come al solito, come a me piace fare, faccio l'intesa a 10 a tutti i giocatori e dopo in game cambio con i moduli effettivi. Anche se più di tanto non è che cambi molto, ma vedrete appunto questi giocatori che sto andando a mettere. Il primo giocatore è Kanté, Kanté insostituibile, è praticamente il centrocampista più forte che io abbia mai provato su sto FIFA. Ovviamente c'è da considerare che ad esempio Ballack Icona Prime è fortissima, ma dal bug, mentre invece Kanté recupera tutto, è un nano che corre come un porco e sembra il Toti. Comunque, invece, per quanto riguarda i due COC, qui, allora, in COC di sinistra abbiamo il nostro Fabinho, che poi andrà dietro rispetto a Kanté, che potrebbe essere più un centrocampista centrale, appunto. Mentre invece in COC di destra abbiamo il nostro Paul Pogba, che rimarrà anche con i cambi di modulo più o meno un centrocampista offensivo, per dirvi. Sicuramente Fabinho non rimarrà in questo ruolo. Poi passiamo all'esterno sinistro. Chi può essere se non il nostro Neymar? E l'ho ricomprato in Fragazzi. Tutta questa rosa comunque, a parte Ferdinand, che per dirvi comunque è anche fortissimo l'85 di Ferdinand, non è da sottovalutare anche l'acquisto o comunque l'acquisto di qualcun altro della Premier che a voi piace, magari c'è un difensore così. In ogni caso tutti gli altri giocatori potete prenderli oro normali, anzi ancora più buggata se comprate questa squadra oro, tutta oro, normale, tutta rara. Poi in ED, sorpresa, un giocatore che non mi è piaciuto oro, ma if è qualcosa di devastante. E stiamo parlando di Kylian Mbappé. Questo giocatore 88 è qualcosa di, non so, spaventoso. Non si può vedere. Rispetto alla sua versione oro, cambia proprio tutta un'altra storia. Tiri a giro, velocità. Una cosa che ho notato è, sono un po' i tiri al volo. Quando faccio la tornado, cose così, sono più precisi, vabbè, è normale. Neymar e anche Pogba, devo dire, rispetto a Mbappé. Però vabbè, non ci lamentiamo, Mbappé è fondamentale comunque per questa squadra. E infine in attacco, ragazzi, la scoperta, rivelazione che a me personalmente piace tanto, poi ad altri invece piacciono altri giocatori, magari attaccanti della Premier, ma io sono andato su Agüero. Perché non Aubameyang, non altri giocatori? Perché volevo provarlo, volevo vedere un po' in game quest'anno Agüero come si presentava. Comunque devo dirvi che l'ho promosso, ragazzi, l'avevo provato Aubameyang, a molti piace, a me purtroppo non lo so, dava quel senso di lentezza, anche se è veloce, ma l'agilità non era delle migliori, quindi ho optato per Agüero. Questa è la squadra, ragazzi. Adesso vi faccio vedere un consiglio che vi voglio dare è mettere i bronzi. Molti mi chiedono, o molti comunque notano questa cosa e scrivono nei commenti: ma come mai, Cina, mettete tutti sti bronzi? Perché, lo spiego ovviamente alle persone nuove, come al solito, per chi già mi segue da tanto tempo lo sapete benissimo, meglio di me, che i bronzi abbassano la valutazione, fanno trovare squadre un filo un po' più scarsine rispetto alle full icon o altre cose, ma soprattutto tolgono in minima parte lo script che si ha avendo contro delle squadre buggate di BPL. Allora, equilibrato ovviamente come piano di gioco il primo, come offensivo modulo 4-2-2-2 con manovra veloce e pressing una volta persa palla. Ovviamente qui abbiamo le nostre istruzioni, sono sempre le stesse, ragazzi, resta dietro a tutti i difensori, anche questi restano dietro in attacco con uno che marca uomo e uno intercetta le linee di passaggio. Di solito faccio intercettare le linee di passaggio a chi è un filo più agile e veloce, quindi Kanté. Supporto in difesa base per Pogba e ovviamente Neymar, e entra in area per il cross, perché comunque se per caso crosso con un giocatore anche Pogba è dentro in area, ad esempio se crosso con Neymar. E invece qua ampiezza bilanciata, rimane in avanti, inserisciti alle spalle per i due attaccanti. Poi ultra offensivo abbiamo un 4-1-2-1-2 stretto, come piace a me. Madonna, che doppio senso, rip me. Comunque, come piace a me, nel senso che è uno dei moduli che preferisco su FIFA, diciamo.
Ok, comunque anche qua solite tattiche con il CoC che rimane in avanti anche lui, mentre tutti gli altri centrocampisti stanno dietro in attacco, la difesa sempre dietro in attacco. Come moduli difensivi ho sempre il pressing costante, soprattutto qua, invece di pressing una volta persa la palla. Invece in difensivo e ultra difensivo, sempre il modulo che piace a me, il 4-2-3-1 secondo, ovvero quello largo con gli esterni, perché comunque ci sono i due CDC, quindi difende di più. Poi ad esempio dico di supporto in difesa base per Pogba, mentre in ultra difensiva gli dico a tutti quanti, vedete, rientra in difesa, anche Pogba rientra in difesa, quindi tutti rientrano in difesa. E ovviamente c'è anche uno stile, qui c'è palla lunga e ripiega, perché con l'ultra difensivo io comunque non è che sto a fare melina, ma cerco anche di chiudere la partita qualche volta. E quello stile d'attacco palla lunga molte volte aiuta un sacco, perché magari tutti i giocatori dell'avversario pressano e quindi praticamente si ritrovano tutti nella vostra metà campo. Cosa fate voi? Se riuscite a fare un contropiede, rimanete da soli con la palla lunga, ovviamente facendo un filtrante alto, per dirvi, e fate gol e chiudete definitivamente la partita. Ecco per questo che mi piace anche quel modulo e quello stile. Ok, non è la migliore squadra anti-bug della storia, ma comunque non mi lamento. In ogni caso, ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Noi ci vediamo comunque durante il Black Friday, perché tra pochi giorni è il Black Friday e spacchetterò insieme a Papi. Quindi aspettate il video insieme al Papi di super spacchettamento iper mega galattico. Un saluto dal Cina e bella lì. Blu-blu-blu-blu!